Salve ragazze e ragazzi, benvenuti, bentrovati, buongiorno, buongiornissimo, sono Zaira, come sapete questo è il mio canale, qua è il mio messaggio del giorno che facciamo appuntamento imperdibile di ogni mattina e quindi io parto subito con l'elenco delle carte. Abbiamo qui i tarocchi dell'Indovino, le Sibille francesi, le Sibille di Nostradamus, i tarocchi solo arcani maggiori, moderni, le Sibille italiane, i tarocchi napoletani, gli oracoli di Helen, le carte della divinazione e le carte verdi di Zaira. Allora ragazze, io inizio e ragazzi, sapete sempre. Anche se io mi rivolgo al femminile, sapete che questi i miei interattivi sono assolutamente diretti a chiunque. Quindi per me, insomma, il sesso per me, cioè, nel senso, per i tarocchi il sesso non esiste, sono energie. Quindi anche se io mi rivolgo al femminile, anche tutti i maschietti che mi seguite, girate per favore, come se, insomma, io parlassi anche al maschile, ecco, girate voi. Allora, ragazze e ragazzi, quindi che dirvi? Io spero che voi state bene, spero che vi siete svegliati con l'energia giusta. Insomma, sapete, questi messaggi che io faccio ogni mattina, noi non sappiamo mai di cosa parliamo. E poi saranno le carte, a secondo delle carte che escono, che ci diranno l'argomento. Ecco, qua è uscita una carta e la prendiamo subito. E quindi dicevo, per cui, ecco, questa pure ha voluto parlare immediatamente e noi ci affrettiamo a prenderla. Ovviamente sapete benissimo che non può riguardare su tutti quanti voi, sono sempre interattivi collettivi, anche se voi siete qui in questo momento. Qualcosa l'universo vi deve fare arrivare, insomma, le circostanze non sono mai casuali. Se voi avete aperto questo interattivo, un motivo ci sarà. Quindi, insomma, ascoltate un suggerimento, un consiglio, qualsiasi cosa vi possa venire, fermo restante che, insomma, per chiunque vuole analizzare una situazione, io consiglio sempre un consulto privato perché è proprio diretto a voi. Poi, ovviamente, se lo volete fare con me, io li faccio. Nella descrizione del video ci sono i miei contatti. Ecco qua, aspettate, vediamo un po' quale carta esce. Queste due mazzi finali sono importanti perché sono, questo è proprio un consiglio inerente alla stesa o diciamo può essere pure un consiglio che non ha nulla a che fare con la stesa. E poi le carte gialle sono l'indicazione, diciamo, di che cosa più o meno andiamo a parlare. Allora, vediamo che cosa ci dicono le mie carte gialle riferito al messaggio di oggi. Ecco qua. Oh mamma mia. Sapete che qua fino a tre le prendo, qua ne sono uscite proprio tre, quindi volevano uscire. Allora, qua viene: siamo troppo diversi. Devi accettarmi per quello che sono. Ho capito di amarti quanto ti ho perso. Quando ti ho perso, ho capito da Marti. Ora, questa carta ultimamente esce spesso. Quindi qua c'è un'energia di qualcuno che è pentito, che viene spesso anche nei messaggi del giorno. Allora, la carta di supplementare oppure che può essere inerente è secondo le regole. Questa qui, vedete, secondo le regole. Questa carta ci parla di comprensione, di rispetto, dell'individualità. E anche della concretizzazione e di imparare osservando. Quindi qua è come se questa carta vi dice che voi dovete comunque, voi o questa persona, o vediamo poi come la stesa, bisogna agire secondo le regole, perché ci sono delle regole che bisogna rispettare. Ok? E se uno non sa come rispettarle, deve imparare osservando quello che succede.
E poi questa carta soprattutto ci parla di comprensione e rispetto dell'individualità di colui o colei con cui voi avete a che fare. Allora, qui viene la giustizia capovolta, quindi qua c'è un'indecisione, un pregiudizio, qualcosa che non va, una cosa ingiusta. C'è stata una fine, abbiamo la carta della bara. Quindi qua c'è stata un'indecisione, un pregiudizio a causa di un litigio. Dove si è stato anche molto male. Qui abbiamo la carta ma male. Qui abbiamo anche la carta dell'albero. La carta dell'albero ci dice: non siete una persona fortunata, quindi non dovete sperare in vincite in gioco o altro, anzi vi porterebbero la rovina. Accontentatevi del vostro stato e confidate solo nelle vostre forze. Cioè, questa vi dice qua, insomma, voi non è che potete ottenere ciò che volete, qualsiasi cosa volete voi, ma chiunque noi. Quindi dice: dovete accontentarvi di quello che riuscite ad avere, non dovete andare oltre le aspettative. Questa è una carta che ci dice anche: è inutile andare a rincorrere le chimere, per modo di dire, no? È inutile andare a rincorrere persone magari che non ci vogliono, che non sono adatte a noi. Allora, qui abbiamo la leggerezza, la nemica, abbiamo la luna capovolta e l'equilibrio personale. Allora, ragazze, qua siamo all'ennesima puntata della telenovela, mi sa tanto, eh? Eh sì. Allora, questa carta centrale della luna ci parla di intrighi, di malintesi, di doppi giochi, di cose nascoste, insidie e quant'altro. E poi anche la carta dei tarocchi napoletani viene fuori la nemica, quindi nemici, cattiverie, amicizie, cioè no, scusate, nemici, cattive, amicizie, intrighi. Allora, ragazze e ragazzi, qua abbiamo a che fare con una persona, con un'energia a noi molto negativa. Che noi per trovare il nostro equilibrio personale, vedete, l'ultima carta, e andare secondo le regole, dobbiamo, secondo me, capire che questa situazione non è buona per noi, anche perché ci sono un sacco di carte, diciamo, al rovescio, negative, che ci parlano, vedete qua, ci parla di intrighi, di doppi giochi, di cose nascoste. Questa carta ci dice: non seguiamo chimere troppo elevate perché non abbiamo tutta questa fortuna, dobbiamo confidarci sulle nostre forze, ma questa carta ci dice soprattutto che non dobbiamo ostinarci a... cioè i miracoli non esistono, ecco, questo, cioè, andiamo sul concreto, andiamo a basarci su, realmente sulle nostre forze, su quello che noi possiamo ottenere. E da questa situazione, credetemi, potete ottenere pochissimo, perché questa carta, questa stessa si apre con la giustizia capovolta, che ci parla di pregiudizio, di abuso, di indecisione, di ingiustizia, di un qualcosa che non va secondo le regole, non ci va proprio secondo le regole. Ci parla, poi continua con la bara, quindi la chiusura, i litigi, la salute incerta, a causa di questi, diciamo, di questa energia. Probabilmente di una relazione, di una persona, potrebbe essere nel campo lavorativo, per carità. Non è che qua mi esce per forza che è un innamorato, eh? Adesso che ci rifletto, perché qua figure né femminili né maschili c'è. Oh, anche se vabbè, questa è: ho capito di amarti quanto ti ho perso, siamo diversi. Però diciamo che, ecco, questa forse è l'unica carta che mi può indirizzare a un amore, però. Tante carte mi possono indirizzare anche a una situazione lavorativa dove voi avete dei nemici, avete delle persone che fanno doppi giochi, che macinano delle cose nascoste, che fanno delle insidie ai vostri danni, probabilmente perché sono persone che hanno un pregiudizio nei vostri confronti oppure proprio per abuso, cioè proprio per farvi del male, perché sono persone, diciamo, cattivi d'animo, perché come esiste la bontà, esiste anche la cattiveria. Ragazzi, dobbiamo accettarla anche questa.
E quindi qua proprio c'avete una nemica, o comunque delle persone che a voi, i vostri danni vi tolgono l'equilibrio personale. Quindi questa potrebbe essere una variante nel caso in cui avete una situazione lavorativa professionale con persone di questo genere. Altra situazione molto inerente è che voi avete a che fare o avete avuto a che fare o avrete a che fare, io spero che insomma già ve ne siete liberati, con una persona abusiva, una persona che vi nasconde sempre delle cose, che crea sempre tutti questi squilibri con cui avete sempre litigato, dove adesso c'è un'indecisione, un pregiudizio, dove appunto ci sono dei malintesi, insomma una persona che molto irritabile, vedete, molto con la carta della farfalla, irritabile lui è leggero, leggero nel senso questo come una persona superficiale, ecco, che va di fiore in fiore, una persona che potrebbe anche crearvi poi delle rivali, no? Perché la nemica si sposa pure tanto con una rivale. Quindi qua questa persona ve ne ha combinate proprio di cotte e di crude. E quindi qua il consiglio per voi è seguire secondo le regole, quindi questa non ha avuto rispetto della vostra individualità, non ha voluto concretizzare, perché questa carta ci parla anche di concretizzazione. E quindi per trovare il vostro equilibrio personale voi dovete assolutamente allontanarvi o comunque capire che questa persona non è per voi, imparare osservando. Cioè, se voi ancora non siete arrivati alla conclusione che questa persona per voi non va bene, osservate bene e imparate. Qua un numero corrispondente c'è l'11, poi c'è o il 2 oppure l'8, abbiamo il 50, il 15. E abbiamo anche questo terno delle carte napoletane 30, 60, 90. Ora andiamo anche alle tre carte dell'indicazione. Vedete, qui dice siamo troppo diversi. Ed è vero, perché insomma qui proprio devi accettarmi per quello che sono. Quindi questa persona, poi comunque in ogni caso, vedete, o mi accetti, non è che ha voglia di cambiare, perché uno che dice devi accettare per quello che sono non vuole cambiare. E poi dice ho capito di amarti quanto ti ho persa. Probabilmente a causa di questi litigi potrebbe esserci anche stato un allontanamento, perché qua mi viene la carta della bara, no? Della fine di questa situazione. Vediamo un po', io l'unica, ragazze e ragazzi, l'unico approfondimento che voglio fare è quello di ho capito di amarti quando ti ho perso. Vediamo se questa carta, perché sapete l'amore aggiusta tutto. Vediamo se questa carta, apriamo questa carta. Ho deciso di chiudere troppi intoppi. Devo fare una scelta d'amore. Prosegui ciò che hai iniziato. A fondo mazzo la nostra storia è unica. Quindi qua questa persona, vedete, nonostante ha capito che vi ama, nonostante a modo suo vi ama, però vuole continuare ciò che ha iniziato. Quindi ho deciso di chiudere troppi intoppi, oppure questa carta pure prosegui ciò che ha iniziato, perché deve ancora fare una scelta. Anche se dice la nostra storia è unica, però questo devo fare una scelta d'amore. Quindi questa persona è fatta in un certo modo. E così è una persona superficiale, una persona che va di un fiore in fiore, è una persona che è eternamente indecisa, che ha dei pregiudizi su un rapporto concretizzante, come posso dire. Quindi crea sempre queste situazioni. Vorrebbe avere questo equilibrio personale, ma non ce l'ha, non ce l'ha. Ok, ragazze. Allora, questo è tutto. Oddio, questa stesa non è che bellissima, anzi, però sapete, a volte le stese un po' così ci servono per poterci aiutare a capire alcune situazioni della nostra vita. Quindi io vi ringrazio di essere stati con me, mi raccomando, vi aspetto domani.
Un bacione enorme dalla vostra Zaira. Ciao!